Vi propongo in questo video degli integrali leggermente più difficili di quelli che abbiamo fatto fino adesso. Andiamo a vederli. Iniziamo con il primo. Integrale di seno di 2x fratto 1 più coseno al quadrato di x in dx. Questo è uguale. Allora, trasformiamo il numeratore. Infatti il seno di 2x è uguale al 2, a due volte il seno di x per il coseno di x fratto 1 più coseno quadro di x in dx. Ora adesso ci accorgiamo che il numeratore, tutto il numeratore così com'è, è la derivata prima di tutto il denominatore, cioè di 1 più coseno quadro di x. Infatti, se andiamo a calcolare la derivata rispetto a x di 1 più coseno quadro di x, otteniamo 0 per il primo termine e poi 2 coseno di x per la derivata del coseno di x che è meno seno di x, quindi dovremo scrivere meno seno di x. Ho calcolato la derivata perché adesso vediamo chiaramente che per essere effettivamente la derivata del denominatore, al numeratore manca un segno meno, quindi aggiungiamo un segno meno dentro e fuori dal segno di integrale. Così adesso abbiamo esattamente la derivata del denominatore. E quando siamo in questo caso sappiamo che l'integrale è uguale a meno il logaritmo naturale del modulo. In questo caso possiamo mettere le parentesi, non c'è bisogno del modulo perché il denominatore, cioè 1 più coseno quadro di x, è una quantità sempre positiva più c. Integrale di seno di x fratto 1 più coseno quadro di x in dx. Bene, qui proviamo a sostituire, quindi lo risolviamo per sostituzione, al coseno di x t. Quindi avremo che, calcolando il dx, avremo che la derivata del coseno di x è meno seno di x in dx. Questa è uguale a al dt. Il dx sarà quindi uguale a meno dt fratto seno di x. Procediamo alla sostituzione e otteniamo integrale di seno di x al numeratore fratto 1 più t al quadrato che moltiplica meno dt fratto seno di x. In questo modo vediamo che il seno di x e il seno di x si semplificano e rimaniamo con il meno, che è questo qua portato dal dt, dal dx, lo mettiamo fuori dal segno di integrale, quindi possiamo scrivere integrale di 1 fratto 1 più t quadro in dt. E questa è la derivata dell'arcotangente, quindi possiamo scrivere, integrando immediatamente, che abbiamo meno l'arco tangente di t più c, cioè meno l'arco tangente del coseno di x più c. Terzo integrale, integrale di 1 fratto 1 più il sen quadro di x in dx. Ora qui possiamo dividere numeratore e denominatore per il coseno
cosen quadro di x. Perché facciamo questo? Allora, 1 fratto cosen quadro di x fratto 1 fratto cosen quadro di x più sen quadro di x fratto cosen quadro di x. Questo otteniamo facendo la divisione di numeratore e denominatore per il coseno al quadrato di x. Facciamo questo perché adesso si semplificano le cose. Infatti 1 fratto cosen quadro è la secante quadra di x. Al denominatore ancora la secante quadra di x più la tangente quadra di x in dx. Ora sostituisco tangente di x uguale a t. Calcolo il differenziale, quindi la derivata di tangente di x è 1 fratto cosen quadro di x per dx uguale dt. Ma 1 fratto cosen quadro di x lo posso scrivere come secante quadra di x dx uguale dt. Adesso andiamo a sostituire e otteniamo che l'integrale di secante quadra di x fratto secante quadra di x più tangente quadra di x è uguale all'integrale di, al numeratore rimane, secante quadra di x fratto secante quadra di x più t quadro per il dx, e il dx è dt fratto secante quadra di x, quindi possiamo scrivere dt fratto secante quadra di x. Quindi l'ho scritto l'ultimo passaggio, cioè dx, quello che abbiamo fatto appena adesso, dx uguale dt fratto la secante quadra di x. Vediamo che secante quadra e secante quadra si semplificano. E c'è ancora un passaggio da fare. Ce lo scriviamo qui a destra, perché nell'integrale abbiamo ancora a denominatore la secante quadra di x che vorremmo convertire in t. Allora, dalla relazione fondamentale della trigonometria, cioè il coseno al quadrato di x più il seno al quadrato di x uguale 1, possiamo ottenere, dividendo entrambe i membri per il coseno al quadrato di x, possiamo ottenere, dividiamo per coseno al quadrato di x, primo termine è 1, il secondo termine è la tangente di x quadra e il terzo termine è 1 fratto coseno quadro di x, cioè proprio la secante quadra di x. Quindi allora sostituiamo nell'integrale e abbiamo che questo integrale è uguale a 1 fratto 1 più. Qui dovremmo scrivere tangente quadra di x, ma la tangente di x è t quadro, scusate, la tangente di x è t, al quadrato è t quadro, più t quadro che avevamo già in dt. Ora abbiamo il nostro integrale tutto nella stessa variabile t. A questo punto possiamo sommare il t quadro e il t quadro a denominatore e otteniamo 1 più 2t quadro in dt. Questo è uguale. Allora, questa espressione assomiglia molto alla derivata dell'arcotangente di x, e infatti possiamo scrivere che è ancora uguale a 1 fratto 1 più radice di 2t quadro, cioè inglobiamo il 2 scrivendolo come la radice di 2 al quadrato, quindi non abbiamo cambiato nulla. Ed ora possiamo scrivere la derivata, questa qua è la nostra f
di x, la cui derivata è radice di 2. E quindi scriviamo, al numeratore scriviamo e moltiplichiamo per radice di 2, al denominatore lasciamo 1 più la radice di 2 per t al quadrato, davanti il segno di integrale mettiamo 1 fratto radice di 2, e ora siamo nella situazione che questa è proprio la derivata di quello che abbiamo al denominatore tra parentesi. E quindi possiamo integrare ottenendo l'arco tangente 1/2, 1 fratto radice di 2, scusate, arco tangente di radice di 2 t più c. Ora, sostituendo a t la tangente di x, abbiamo il risultato finale che possiamo scrivere come 1 fratto la radice di 2 per l'arco tangente di radice di 2 tangente di x più c. Integrale di 1 fratto x alla quarta più x in dx uguale. Allora qui abbiamo al denominatore x alla quarta più x. Raccogliendo il fattore comune un x non andiamo da nessuna parte. Proviamo a raccogliere al fattore comune x alla quarta, quindi dividere e moltiplicare per x alla quarta. Otteniamo x alla quarta che moltiplica 1 più x fratto x alla quarta in dx. X fratto x alla quarta è 1 fratto x al cubo, ma facciamo tutti i passaggi così la situazione è più chiara per tutti. Quindi x alla quarta che moltiplica 1 più 1 fratto x al cubo in dx. Ora x al cubo lo posso scrivere come x alla meno 3 portandolo al numeratore della frazione, quindi avrò ancora integrale di 1 fratto x alla quarta che moltiplica 1 più x alla meno 3 in dx. Ora, se porto al numeratore l'x alla quarta, otterrò l'integrale di 1 più x alla meno 3 al denominatore per x alla meno 4 in dx. E adesso la situazione è notevolmente migliorata. Perché? Perché la derivata di x alla meno 3 è uguale a meno 3, quindi sto guardando x alla meno 3 del denominatore, è uguale a meno 3 per x elevato a meno 3 meno 1, cioè vale a dire a meno 3x alla meno 4. E al numeratore abbiamo proprio meno 4. Questo significa che possiamo scrivere, quindi moltiplicare il numeratore per meno 3 e tutto l'integrale per meno 1/3, e avere così a numeratore proprio la derivata del denominatore, questa è la f' di x, e tutto il denominatore è la f di x, e qui siamo sempre nel caso del logaritmo di x. Quindi potremo scrivere che l'integrale è uguale a meno 1/3 logaritmo naturale del modulo, questa volta dobbiamo mettere il modulo, di 1 più x elevato a meno 3 più c. O se volessimo scrivere x come una potenza positiva, ancora a meno 1/3 logaritmo del modulo di 1 più 1 fratto x al cubo più c. Bene, per questo video finiamo qui. In basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale.
attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video. Se vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile il video, mettetemi anche un like e vi ringrazio. Condividete sui vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e far crescere, perché no, il canale. In descrizione i miei contatti, mail, Instagram, Facebook. Grazie, un saluto a tutti e alla prossima.